Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Échec et Mat qui revient cette semaine sur les nombreux événements et spectacles en tout genre qui ont animé la région porto-véquiaise. À Trinidad y Bortiwitu, à Ogampedju, les îles d'Or, 16 balles au Guartopen International et Dilic. 56 jugadores et d'ogni livello et d'ogni età ci hanno partecipato. Principianti erano a fianco ai più forti jugadores gorsi. Ma di nous à quello qui è stato autour des campioni di Olanda et anziano membro du Dopten Mondiale, Luc Van Veli. A su giugato a concorrenza e vinto tutte le partite. Vince il torneo davanti al maestro internazionale Vastiaccio Michael Massoni. Che lo deve scontrare per un match assai particolare. Divati, l'indomani al centro culturale di Bortiwetiu, 400 ideali hanno acclamato i due campioni. C'est une chance incroyable, tout simplement. Ça va être difficile. À l'aveugle, c'est mon premier match, en fait. Donc, je me suis entraîné avant, c'est très difficile. Et avoir la chance de jouer contre un adversaire comme ça, c'est juste incroyable, c'est exceptionnel. Et je suis aussi très heureux d'avoir la possibilité de jouer contre le plus fort joueur de Corse. Et aussi, de jouer contre Michael, parce que quand il est très petit, il a battu. Il m'a battu en 2005. Et je n'ai pas oublié ça. Donc, j'ai maintenant de chance de prendre ma revanche. I due uomini hanno accettato d'affrontarsi buttando spino a scacchiere. Solo gli spettatori possono vedere la partita davanti a un grande schermo. Cavalier F4. Luc Van Veli e Michael Massoni annunciano la mossa. Otti vasciati. E6. L'idoca tiene a mente in permanenza la posizione di tutte le obiezioni per assicurare una partita di un alto livello. Gli spettatori hanno potuto stare senti i commenti di due formatori di Lega Gorsa, H. Van Villezarne e François Brett. Un maestro gorsu ha dato uso d'ava a uno di esperti di sa disciplina chiamata Machua Ajeka. Michael, e nemmeno ci aspettava, dominava al principio di partita e usò attacco brumette. Ma una buona difesa di un irlandese costringe il maestro gorsu a rivedere le mosse per ottenere partita barra. Dame D7, on peut applaudir les joueurs après Dame D7. Il y a répétition. I giovani, che hanno rispettato un silenzio di cattedrale durante la partita, possono pure esultare. Ma presto sarà Eli di Gulananta a scena. So venuti per partecipare a un grande campionato scolare. Durante due giorni ha adunito barrette scuole di Ogircondo, Bortiwetiu, Santa Lucia, San Gavino di Garbini, Sotta, Livia, Quenza, Zonza, Figari, Leci e Bonifazio. In tutto, quasi 800 idee. Le scuole che hanno vinto ricevono uso trofeo dai campioni. Tutti non culleranno mica nanta la scena, ma ogni idea lo ripartirà con un diploma dedicato da Luc Van Veli.